poco fa avremmo parlato del trofeo San Carlo, lo facciamo con Alfonso Senatore, responsabile canale clienti speciali Area 4 Nielsen nel gruppo San Carlo. Buongiorno Alfonso. Buongiorno a tutti voi. Benvenuto ai nostri microfoni. Allora, trofeo San Carlo che si disputerà il 3 aprile alle ore 9 presso la piscina Acquachiara del Frullone ed è naturalmente un evento di solidarietà. Sì, sicuramente è un evento di solidarietà, questo è il quarto anno consecutivo che facciamo qui. Ho chiamato proprio San Carlo insieme all'Acquachiara e il presidente Franco Porcio. E per gli altri 3 anni l'abbiamo fatto in collaborazione per la ELA, quest'anno lo facciamo per l'ospedale Posto di Bon di Napoli, per i bambini purtroppo affetti da tutte malattie. Sì, che poi tra l'altro la cosa è molto molto carina perché aiuterete anche le famiglie dei bambini malati, perché c'è la casa di Alice che ristruttura poi questi appartamenti, li mette a posto e li dona poi alle persone che non possono permettersi magari una struttura alberghiera. Sicuramente, diciamo che comunque allora insieme al presidente Franco Porzio, alla società San Carlo che ha affiancato all'Acquachiara proprio per questo progetto di solidarietà, che sicuramente porterà dei grossi benefici a questi piccoli degenti, purtroppo del loro malgrado, che restano comunque per tanto tempo in ospedale. E poi la cosa molto bella di questa iniziativa è che comunque tutti i partecipanti saranno premiati, cioè non ci sarà un solo vincitore, ma tutti quanti saranno premiati. È un po' come essere la vita, no? Bisogna essere tutti premiati nella vita e quindi tutti questi bambini che parteciperanno a questo evento saranno premiati con dei gadget e poi naturalmente con dei prodotti San Carlo. E poi appunto è bello che un colosso come la San Carlo, che produce poi patatine che non solo non mangiano solo i bambini ma mangiano un po' tutti, io lo confesso, ho quasi 40 anni ma mangio ancora le patatine perché mi piacciono molto, è molto bello che comunque dei colossi del genere si mettano a disposizione poi per chi è più sfortunato. Diciamo che comunque la nostra azienda, il signor Vitalone che è presidente della nostra azienda, che ha 80 anni, è sempre stato molto vicino a queste persone purtroppo poco fortunate rispetto a noi, che comunque abbiamo una vita normale, quindi per lui quando ci sono questi tipi di eventi è sempre disponibile come azienda, come persona, a stare vicino a queste persone. Tra l'altro questa mattina, quindi quest'oggi mercoledì 30 marzo, una spedizione Acquachiara a San Carlo farà visita ai piccoli degenti dell'ospedale Posillipon di Napoli per donare dei gadget e per portare un po' di allegria appunto a questi poveri bambini. Sì, esatto, siamo in macchina, stiamo recando proprio all'ospedale Posillipon per donare un piccolo sorriso, visto che comunque sfortunatamente hanno questo di malattie che comunque sicuramente riusciranno, comunque grazie anche agli dottori a superare questo tipo di questo imprevisto che hanno avuto un lungo percorso della propria vita. Assolutamente sì. Alfonso, allora in chiusura vogliamo fare un appello a fare in modo che tutti i napoletani vengano domenica 3 aprile alla piscina Frullone. Allora, vi invito tutti i napoletani, ma non solo napoletani, tutti la campagna di assistere a questo trofeo e a fare una piccola offerta dove si può comunque donare anche un euro proprio per il discorso della casa di Alice per questi piccoli bambini che purtroppo sono un po' più sfortunati rispetto a noi. Assolutamente sì. Io saluto e ringrazio Alfonso Senatore, responsabile canale clienti speciali Area 4 Nielsen del gruppo San Carlo. Ringrazio anche voi e tutti voi, vi aspetto numerosi domenica 3 aprile. Esatto, ricordiamo domenica 3 aprile alla piscina Acquachiara del Frullone, la quarta edizione del trofeo San Carlo per la solidarietà.